Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. Dopo tanto tempo che non mettevo gameplay, purtroppo questo non era in programma questo gioco perché, come avete visto sulla mia pagina Facebook, ho avuto dei problemi con la PS3, quindi vi voglio proporre questo Let's In the year Play di Syndicate, 2017, the world's largest che corporate non ha un merger cazzo leads a to the che fare con i creation of Syndicate che giocai su EuroCorp. Amiga The company is 2000 the e first to su spearhead Syndicate the Wars, development of a biodigital o empire, Syndicate War, the Dart chip. Fueled by adrenaline, su Windows its users 95. experience Quanti ricordi? unsurpassed connectivity with the dataverse, rendering all digital devices obsolete. Nations lose their relevance in a world dominated by these massive corporations. The world population swells to 15 billion. 57% are chipped and linked to their preferred corporation. The rest are digitally locked out, out of sight and out of mind. Industrial espionage reaches unparalleled heights. Covert agents are mobilized to protect and serve their interests. You are one of the chosen few. An agent. Eccoci qua. Quindi non riesco a capire veramente che cazzo c'ho la mia play. Ho cambiato l'hard disk, gli ho messo un bel hard diskone da 500 giga. Ho rimesso su tutto, ma ieri mentre stavo caricando un salvataggio di Dishonored si è bloccata e adesso mi dice che deve fare il ripristino del disco, ma non so se è perché adesso il disco è da 500 giga che ci sta mettendo una vita. Ho deciso di optare per la seconda console, ovvero l'Xbox 360. Salve. Ricevuto, quartier generale. Inizio la procedura di risveglio. Oh, pezzo di merda. Sistema chip DART 6.1, avvio. Ok, è ora di svegliarsi. No. Se mi tiri ancora una centra ti... Ma... Ma sei un figlio di... Aia. Ma pezzo di Benvenuto al merda. sistema chip DART 6.1. Ehi. Ehi, faccia C'è da culo. nessuno? Chi è? Avvio sovraimpressione DART. Dai, vieni qua che ti spacco la testa. Shpadabam! Ecco, devi fare male. E uno. E due. A tutte le unità, il soggetto è operativo. Oh, merda. Sì, no, 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 sì, testa. Sì. Dove sono? Sì, vabbè, ma dimmi perché quel giorno lì. No, 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 no. Direi che l'isolazione è completata. Oh, porco cane. Bene. Rilevata debolezza strutturale. Consiglio l'uso di forza brutta nell'assalto. Ok, come cazzo è? Ok, colpisci le boom! botte di Kino.
Io sono Kilo. E ti ho fatto il chiulo. Dammi la pistola. Tiè. Muori. Pezzo di stronzo. Bene, comunque ho deciso di fare un po' il bastardo, quindi. Ciao amico mio, come stai? Ma vai a fa' il culo stronzo, va. Muori anche te, anche se non so che cazzo hai facendo. Un povero barbone. Vabbè, chi se ne fotte. Poi. Interessante. L'uscita è chiusa. La rete elettrica locale è offline. Cioè, questo gioco non è che fa proprio cagare se gli avrebbero, se gli avessero dato un Controllo altro rete nome. elettrica rilevato E nelle chiamarlo Syndicate, vicinanze. vabbè. Forza! Chi è? Nemico! Ehi, Bubu! Nemico! Bubu! Fermatevo! Settete! Boom! Perché ho sparato la console? Boh. Mi andava di farlo. Ma che c***o? C'è. Rete elettrica principale riattivata. Bene. Dove sono sti pezzi di merda? La sovraimpressione Dart evidenzia le posizioni dei nemici. Sovraimpressione Dart. Dove sono? Non vi faccio vedere, gli spacco il culo. Ehi voi! In piedi! Cazzo dormite! Mi sono fatto infinocchiare da questi bastardi. Dove sei? Oh, pezzo di merda, dove sei? Metto, tu vai a fanculo. Fanculo la tattica, gli spacco la testa a tutti quanti. Ma vai a cagare. Cazzo, mo. Un barile. Cazzo, si è scaricato.
Che bordello che ho combinato. Kilo! Ma cosa cazzo vuoi? E muori. Stavo per prendere il civile. Intanto l'avrei ucciso comunque. Dove sei, stronzo? Muori. Ok. È morta. Ma ne siamo sicuri? Boom. Ottimo, direi. La porca troppa. Sei morto, faccia di cazzo. Ui. Ah, guarda che lì c'è ancora lo stronzetto nell'angoletto. Ehi, stronzetto nell'angoletto. Mi spara in una gamba. Pam! Lo stronzetto nell'angoletto. Praticamente c'è il fuoco secondario, quello praticamente così, che in questa modalità praticamente oltrepassa le cose, è fighissimo, perché praticamente li vedo lì, no, vedete così, ta ta ta. Resta nella tua stanza. Sì, resta nella tua stanza, guarda. Pam! Boom! Sì, ma lo prendo. Ok, ho avuto dei problemi di stabilità psicomotorici. Sapevo che eri lì sotto, stronzo. Dov'era il finocchio? So che ce n'era ancora uno da qualche parte. Oh merda. Pam. Pam. Dove siete? Pezzi di merda. Come si toglie? Ah, perfetto. Dai, cazzo, sfondati. Porco Giuda. Che abbattetelo, no, tu scherzi, ma abbatti tua sorella. Battona. La tua sorella battona. Bentornato, Kilo, ti mettiamo sulla sedia. Kilo. Sicurezza? Potete ripulire l'area di prova. Tu chi sei, Ezio? Siediti, Kilo.
Ehi. Prendo i tuoi dati post missione. Ok, dove mi siedo? Che cazzo è l'aftergo con quella cazzo di... Forza, siediti, mi servono i tuoi dati. Il soggetto è sicuro. Dati? Pigliateli. Oh, che strano. Aspetta, fammi cosa? Attività inusuale. Dovrò farci attenzione. Ok, questa parte è sotto segreto. Ma il protocollo dice... Cosa? Mi stai facendo la morale sui protocolli per il mio progetto? Fuori! Non farei incazzare la signora, per favore, no? Coglione. Hai un notevole valore. Sì? Tutti vogliono un pezzo di te. Ma dai. Sai una cosa, Kilo? Cosa ne diresti se fossi io a dare qualcosa a te? Potenziamenti chip-to-chip avviati. Ciao, Lily. Ciao. Conosci l'agente Merit, vero? Bene, bene. La famosa dottoressa Lily Drogo. Ciao, Jack. Merit? È una sorpresa. Voglio vedere come si comporta il mio nuovo prodigio. Sai che avevo dei dubbi, ma devo ammetterlo, il Dart 6 sembra promettere bene. Rivoluzionerà l'industria dei chip. E questo tipo continua a riservarci sorprese. Minchia vuoi. Vero, Kilo? Pronto per la missione? È andato bene, ma lo sto ancora mettendo a punto. Basta messe a punto, Lily. Dobbiamo passare all'implementazione di massa del Dart 6 in tutti gli agenti. Abbiamo bisogno di più tempo, che cicata. Non siamo pronti. Non mi sembra proprio. Kilo ha dimostrato che il Dart 6 funziona. A meno che... Allora... mi sia perso qualcosa. Kilo, continui a sorprenderci. Offrirsi volontari per il prototipo nonostante il rischio di tumori al cervello. Un gesto eroico, sì. Non l'hai fatto solo perché volevi farti esaminare il cervello dall'adorabile dottoressa Drew. Sì, ci credo. Cosa? Niente, dottoressa Drew. Kilo, Lily non è sicura che tu sia pronto per una missione sul campo. Ma Merit la pensa diversamente. E vorrei scoprire se ha ragione. Ho questa cosina in arrivo, per cui tu saresti proprio perfetto. Io sono questo perfetto. È Gen Chang, ingegnere psichico capo della Aspari, il loro equivalente della nostra Lily qui. Tranne la bellezza. Le mie fonti hanno rivelato che sta lavorando a qualcosa di troppo simile al Dart 6. Un chiaro esempio di violazione di brevetto. Forse è anche peggio di così. Stiamo cominciando a sospettare che qualcuno di noi faccia trapelare dei dati. Abbiamo una spia, una cimice, una talpa. Non è possibile. Se ci battono sul traguardo, i loro agenti avranno un vantaggio sui nostri. E non intendo permetterlo. Questa cosa deve essere risolta ora. È tutto pronto. Ce ne andiamo stasera. Io e te, Kilo. Non mi piace, Jack. Kilo non è ancora stabile. Potrebbe Bioro avere Corpo dei bug. Ha un curriculum eccellente in fatto di sicurezza, Lily, lo sai. Kilo, recati alla Spari con Merit e occupati del problema Chang per me. Siamo alle soglie di qualcosa di grandioso. Vediamo di non incasinarlo. Qualcuno ci ha procurato un elicottero a Spari. Ci sta aspettando sul tetto. Allora andiamo. Fammi vedere quanto sei forte. Bella amici, questo gameplay finisce qui. Vi aspetto ai prossimi. Ciao ciao da Genetic DNA, sperando di non farvi aspettare altri secoli. Prossima fermata a Spari Sud, città degli angeli. Penso che ti piacerà.